Sono stato il primo al mondo a trovare un altro codice segreto per quanto riguarda Borderlands 4. E non sto scherzando. La mia scoperta è stata retweetata anche da Joltz to the Killer 6, per quelli di voi che conoscono creator molto più grossi nella saga di Borderlands. Ma che codice segreto è? Come l'ho trovato? Eccovi un pezzetto della mia live quando abbiamo guardato insieme la PAX West per vedere il punto in cui il mio occhio si è attivato. È un film da VLC classico. Meno male che hanno imparato a usare VLC e non hanno fatto lo stesso casino dell'annuncio di Borderlands 3 che laggava. Regà, ci sta un codice, ci sta un codice, ci sta un codice, ci stava un codice, regà, ho visto un codice. Ho visto un codice quando cadevano le meteore. Ora voi vi starete chiedendo: ma che codice? Non ho visto nulla. Ecco, qui la situazione si fa complicata. Innanzitutto, ecco i codici che poi ho trovato andando a rallentare il video e controllandolo lentamente. Ecco il primo. Non lo vedete facilmente? Ok, ve lo zoomo. In alto a sinistra c'è un piccolo codice, tre lettere. Dura per pochissimi frame all'interno della diretta, per cui questo non è il codice che effettivamente vidi all'inizio. Pochi istanti dopo, un altro codice. Parte dello stesso, girato in verticale, due lettere, ve lo zoomo di nuovo. Anche questo non è quello che vidi in diretta perché dura pochissimi frame. Stiamo parlando di magari un terzo di secondo, se non meno. Questo invece è il codice che vidi durante la livestream e di cui avete sentito la mia reazione. Quelle 5 lettere in fila sull'erba, abbastanza chiare da vedere anche perché rimangono per diversi frame, quasi un secondo completo. Ma quindi, che codice è questo? La mia supposizione è che sia parte di un codice shift. I codici shift sono quelli che vi danno chiavi dorate o altre cose che inserite sul sito di Borderlands o all'interno dei giochi. Ora, i codici shift di solito sono composti da 5 blocchi di 5 lettere o numeri. Quindi in totale 25. E questa fu la mia scoperta. Ne trovai 5 dove cascano le meteore e 5 quando arriva Elpis. E lo misi su Twitter. E beh, ripeto, fui il primo al mondo perché nessuno se n'era accorto che c'era un codice durante la diretta. E infatti, vi metto qua gli screenshot, i più grossi creator di Borderlands che ci sono su YouTube e sul pianeta hanno retweetato la mia scoperta. Ma quindi, perché sono qui a fare un video? Mi sto solo vantando? Beh, certamente mi sto vantando, per un canale piccolo come il mio, fare una scoperta del genere ed essere retweetato da quelli che sono i miei eroi da quasi 10 anni. Eh sì, un gran vanto, e me ne voglio vantare con voi, ma non è l'unica cosa. Perché questo codice, beh, non è ancora stato scoperto del tutto. Io ho trovato quelle 10 parti su 25 che ci servono. Ma non ne ho trovate altre. Ora, vi lascerò il link in descrizione della fonte, e cioè è il teaser di Borderlands 4, ma non quello ufficiale. È quello che hanno mostrato alla PAX, quindi dovete guardare la diretta della PAX. Io vi metto un link di Twitch, ma potete cercarla anche da altre parti per conto vostro. Io ho già guardato il trailer quasi frame per frame, non ho trovato altro. Quindi, se qualcuno di voi vuole darsi la ricerca del codice, e magari riesce a trovarlo? Scrivetemelo nei commenti o mandatemi lo screenshot col timestamp di altre parti di codice su Discord in modo che riusciamo a ricostruire questo puzzle e magari essere la prima community che ci è riuscita. Vi avverto però che potrebbe essere impossibile. Infatti, un altro creator, Mental Mars, di cui potete magari aver sentito il sito, ha anche detto che potrebbe essere che sia impossibile da risolvere come puzzle questo codice. Perché? Perché la diretta non era alla qualità migliore che si poteva avere. Lo potevate sentire dal suono. E la sua teoria è che purtroppo nella diretta siano stati tagliati dei frame per problemi di connessione, di riproduzione o altro. E quindi se le altre 15 parti del codice erano inserite magari per solo 2 o 3 frame, potrebbero essere semplicemente mai state trasmesse e non riusciremo mai a risolverlo, a meno che qualcuno non riesca a chiedere a degli sviluppatori, a Randy Pitchford o altri, una copia del file del video originale da poterlo analizzare. Non è detto, ripeto,
io non ho guardato frame per frame l'intero teaser perché è un lavoro lunghissimo. Io credo di aver già fatto abbastanza spendendoci un'ora e mezza per trovare ste dieci lettere. Ditemi voi, cosa vi sembra? Pensate di riuscire a trovarle? Pensate di aver trovato qualcosa? Pensate sia impossibile? Non lo so, nel dubbio mi vanto, sono contento e speriamo di risolvere questo codice.